L'evanza del ritrovamento è veramente eccezionale, ti dico a livello nazionale, e questo non solo perché abbiamo ritrovato un'abitazione che ha le fondamenta nel periodo etrusco, quindi l'impianto di questa grande domus, una casa che potremmo definire signorile se non aristocratica, risale almeno agli inizi del III secolo avanti Cristo. Ma perché ha uno stato di conservazione che non ha confronti quasi a livello italiano. I muri nell'angolo dove sono rimasti in piedi i grandi orci per le derrate alimentari arrivano a 1,60 m. Questa casa ci consente di rinvenire e di comprendere tutte le tecniche di costruzione del periodo ellenistico, quindi non solo per l'abitato della città etrusca di Vetulonia, ma probabilmente anche per realtà etrusche consimili, contemporanee, vicine. Vetulonia a livello di quartiere urbano fu rintracciata da Falchi alla fine del 1800. Dopo gli scavi Falchi e un breve intervento 30 anni fa della soprintendenza, è stato il museo di Vetulonia insieme all'amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia con la soprintendenza archeologia della Toscana a voler riaprire le ricerche. Dopo 150 anni siamo tornati sul posto e abbiamo riaperto gli scavi della città etrusca di Vetulonia. Ovviamente sì, perché da 4 anni appunto a questa parte l'amministrazione ha fatto un investimento fisso di 40.000 euro annui da destinare al progetto Etruschi, e questo appunto ci ha permesso di fare e una programmazione per quanto riguarda gli eventi, la mostra, e di valorizzare quindi anche il campo scavi. E questo perché? Perché noi nel giro di 1-2 anni siamo intenzionati a potenziare il parco archeologico di Vetulonia. Devo dire che se ci fossero i fondi, e sarebbe bello che qualcuno dei nostri telespettatori potesse finanziare, qualche grosso industriale potesse finanziare gli scavi, perché qui siamo sicuramente, non dico a livello di Pompei, ma quasi. Perché il livello, la situazione che troviamo di queste domus è eccezionale, quasi intatte, con dei reperti fantastici, e non c'è nulla di meglio che verificare la nostra storia, il nostro passato. Cosa di meglio che far vedere agli altri vivere insieme con i turisti? L'Italia ha il maggior patrimonio artistico e culturale del mondo, però è quello che possiamo far vedere è ancora da scoprire, cioè dobbiamo fare qualcosa, quindi questo posto è eccezionale. Questo posto è eccezionale, ma però si può fare molto di più, perché qui, credo sia importante dirlo, è volontariato. Cioè qua ci sono dei volontari che scavano e fanno emergere dei tesori fantastici.